salto alla spiaggia, come quello che stiamo descrivendo, dall'altra direzione viene dal mare, soltanto che è un assalto legittimo perché è naturale. Il mare comunque si prende la spiaggia e ne ha la facoltà. Sull'erosione proprio della costa abbiamo chiesto il contributo a Paola Felipe De Jesus di Labur, che anche a nome dell'ingegnere Andrea Scavone, che doveva intervenire, ci propone il suo intervento. Grazie. Sì, buonasera. Ringrazio ovviamente i radicali, che ho avuto già altre volte modo di partecipare alle loro assemblee, soprattutto quelle di fine anno, per l'opportunità questa sera, ma soprattutto per il rigore con il quale conducono sempre il loro lavoro, le loro battaglie. Non lo sto dicendo a caso, perché le parole sono importanti, molto importanti, nel diritto prima di tutto, ma anche per chi, come noi, che lavora e opera all'interno di un laboratorio di urbanistica dove ci sono tutte le competenze inerenti quel ramo, le parole sono importanti. Allora io vorrei, prima di, ovviamente non solitamente non mi occupo di erosione in particolare perché spetta, lo segue l'ingegner Schiavone, ricordo a molti di voi che facevano parte del tavolo partecipato del Waterfront, perché qui in questo municipio si è fatta della partecipazione dal basso, che ero responsabile, nel senso coordinavo il tavolo dei tecnici, e che il tema dell'erosione lo abbiamo trattato in maniera molto ma molto approfondita, perché quando si parla di erosione si parla di affari, e non sono piccoli numeri, sono grandi numeri e sono soldi pubblici, e perché si dicono anche tante bugie sull'argomento, ovviamente a seconda di a chi fa comodo usarle. Volevo però, prima di entrare nel merito, e sarò molto breve, non farò la presentazione che aveva in mente Schiavone perché non è neanche il caso, ma la lascerò poi agli atti in modo tale che sia visionabile a tutti, volevo però dire anche alcune cose. Le parole sono importanti perché, adesso li chiamerò balneari, ma poi userò la parola corretta, i balneari ogni anno gridano alla crisi economica, ma anche all'erosione, ogni volta che c'è una mareggiata. Chi è un tecnico, e in questo caso mi riferisco non tanto a noi, quanto chi sovrintende alla gestione di quell'area, e cioè la Regione Lazio, sa perfettamente che le mareggiate a Ostia non producono erosione, ma piace dire che è così, perché è il modo con cui si accede ai fondi pubblici. Sarò molto breve su questo tema, perché io sfido chiunque, visto che io ho i documenti della Regione Lazio, a dire il contrario. La linea di costa dal 1944 non è sostanzialmente cambiata. Allora dov'è tutta questa erosione? Non c'è. Però nel frattempo, perché anche a me piace essere precisa, dico qualche numero così si capisce di cosa stiamo parlando. Dal 1997, ad esempio, al 2013, sono stati portati qui ad Ostia 2,7 milioni di metri cubi di sabbia, 1,1 per interventi ricostitutivi e 1,6 per interventi manutentivi. Questa roba è costata 32 milioni di euro. A Ostia Ponente, per essere precisa, perché distinguiamo naturalmente le spiagge pubbliche, quelle per la gente comune, chi non si può permettere di andare in un stabilimento balneare, sono per la maggior parte a Ostia Ponente. A Ostia Ponente i lavori si sono fermati, ad eccezione di 4 pennelli a mare realizzati nel 2010, ma senza alcun apporto come richiesto di sabbia, che ha portato allo sfaldamento che si vede attualmente,
e a Ostia Levante si è progettato dal 99 un piano di intervento che ha portato ad aprile 2012 al raggiungimento previsto di 70 ettari di spiaggia, di cui circa 40 occupati dagli stabilimenti e 30 da spiaggia calpestabile. Diciamo una cosa, perché la dobbiamo dire tutta: a Ostia le spiagge nascono, cioè crescono, ci sono grazie ed esclusivamente all'apporto del Tevere. Questo è una cosa tecnica. È chiaro, quindi, e lo dice il Ministero dell'Ambiente, non è che lo dice l'ABUR, dice: il problema del litorale romano è dovuto ad opere antropiche su cui non si interviene per due motivi: politici e appalti poco trasparenti. Negli appalti della regione di cui parlavo prima ci sono nomi, perché ha detto bene Rita, è pericoloso stare qua e lavorare qui, però tutti voi non siete di Ostia, io abito qua, allora qualche nome lo faccio io. Luca Fegatelli è una delle persone che ha firmato tutta questa roba e sapete tutti chi è. E forse varrebbe anche la pena che qualcuno, vi invito per chi non lo ha fatto, a guardare chi è che firma tutte le cose che sono inerenti alla questione delle spiagge. Perché noi pensavamo, posso dire noi del tavolo del Waterfront, che avevamo ottenuto con grande fatica una cabina di regia per discutere di qual era lo sviluppo di questo litorale che partiva necessariamente dalla spiaggia, ci è stato cancellato con la nuova amministrazione e la rivoluzione in cui dovevano venire persone di alto profilo, persone che non avevano macchia, non è stato così. Vi invito a guardare chi è il direttore dell'ufficio della UAL che è preposto. Vi invito anche a vedere chi è il direttore di questo municipio, perché questo municipio, e va detto, ha una cosa: ha un decentramento amministrativo, e non è vero che è l'ultima ruota del carro, decide moltissime cose, sempre e ovviamente con soggetti che però partecipano alle campagne elettorali, perché questo dobbiamo dircelo, non lo hanno neanche mai nascosto, è una cosa talmente nota, e dove gli appalti sono molto poco trasparenti. Vi invito anche a verificare, dopo la brutta situazione del bando delle spiagge pubbliche che c'è stato qui, che ancora è in altissimo mare e siamo ampiamente a stagione iniziata, a guardare anche a chi è stato concesso il rinnovo per fino al 2020 delle concessioni, perché ci sono nomi anche come Cleto De Maria, giusto per parlare di infiltrazioni che stanno in questo territorio. Allora, se da una parte si fa fuori nell'assegnazione di bandi associazioni e cooperative per un DASPO, nessuno ha nulla da ridire sul fatto che si dia in questo municipio una proroga al 2020 a persone che forse sono, se non altro, in odore di mafia. Di questo stiamo parlando. Voglio fare però anche una correzione e dico qual è. Non è vero che sono balneari. La legge è molto chiara ed è uno dei motivi per cui chiaramente c'è, come dire, loro ci marciano. Loro sono per legge imprese turistiche. In questo municipio è stato passata la legge, noi ne abbiamo parlato moltissimo al tavolo tecnico, del distretto turistico balneare, il primo in Italia, una zona franca, cioè a burocrazia zero, in un momento delicato in cui non è chiaro qual è comunque la situazione, diciamo così, della criminalità organizzata infiltrata all'interno delle spiagge, delle aree nidi, e nonostante ciò l'assessore del comune di Roma, Caudo, invece di venire a mostrare ai cittadini quali erano i progetti per il litorale, quelli che vengono chiamati waterfront in tutto il mondo,
è andato invece dai balneari a parlare e a dire che il Comune di Roma si impegna a fare di tutto perché passi il distretto turistico balneare. È bene che queste cose si dicano, perché di queste cose non si parla. Quindi aggiungiamo questo tassello. L'altra e ultima cosa che volevo accennare riguarda anche appunto gli appalti. Qui ci sono stati scandali anche recenti su società che sono finite anche nell'inchiesta del MOSE e che riguardano sempre gli arenili, perché con la sabbia si fanno gli affari. A giugno, giusto per dire alcune due episodi molto evidenti, a giugno 2012 il ripascimento della spiaggia di Levante è stato affidato alla ACMAR. La ACMAR, per chi è di Ostia, sa bene chi è, perché c'è la sua pubblicità su quello splendido residence enorme e disabitato che sta al porto di Ostia, quello finito nelle inchieste del 416 bis. Si parla anche di loro. E la ACMAR fa molti pasticci nel 2012 in un appalto di 7 milioni di euro dovuti a un'imperizia e durante i lavori e anche per una serie di mancata applicazione delle procedure di sicurezza. Addirittura c'erano i bagnanti mentre stavano portando via la sabbia, perché si lavora così qui. E è la stessa società, appunto, che dicevo, che è legata e che il cui nome è uscito fuori in moltissimi altri scandali, ma noi la usiamo qui, in questo municipio. L'altro riguarda un fatto molto recente, quello della Beton Lido, una società di Ostia che si occupa di costruzione, cemento. Ebbene, sul canale dei pescatori, perché appunto tornando alle dichiarazioni del Ministero dell'Ambiente, i tre motivi per cui la costa qui è, diciamo, stata modificata nel tempo, è dovuto appunto all'azione antropica, anche ovviamente del porto di Ostia, un progetto peraltro sbagliato, nato male, che si insabbia regolarmente, e l'altro riguarda il canale dei pescatori, anche quello si insabbia regolarmente, per cui ogni volta bisogna chiamare una draga che prenda questa sabbia e teoricamente la dovrebbe depositare ai margini. Si scopre che in realtà questo non avviene e che questa sabbia è stata, che è di, insiste, quindi del demanio, quindi di nostra proprietà, non lo so chi l'ha preso, l'ha comunque fatto un utilizzo privato, perché di questo stiamo parlando. Allora io appunto dico un'ultimissima cosa, so che voi lo sapete. La cosa che io reputo adesso invece non da tecnico, da urbanista, ma da cittadina. Dopo aver sfondato le dune, perché le dune sono sparite e le dune qui servivano a mantenere ovviamente il livello di vita di queste spiagge, hanno pensato bene di metterci l'erba. Moltissime spiagge ormai sono un tappeto erboso. Questa cosa è di una gravità inaudita, perché crea quel fenomeno, quello sì, di erosione. Allora io l'invito che faccio naturalmente è questo, e cioè anche di guardare questi aspetti, perché le parole sono importanti, perché loro ci giocano sulle parole e con quelle parole fanno affari, spesso poco leciti, non tutti ovviamente, ma senz'altro è un sistema collaudato che va avanti da molti anni. Grazie per l'attenzione.